Ancora qualche giorno e sarà eseguito lo sfratto di sette inquilini che hanno occupato negli anni le case parcheggio sul territorio comunale di Sulmona. L'azione di rilascio dell'immobile è arrivata con delibera di giunta che ha dato mandato agli uffici di procedere in tal senso dopo le diffide spedite nei mesi scorsi. Gli avvocati hanno impugnato tutto, ma alla fine si arriva alla fase più antipatica, quella di cacciare, nel vero senso della parola, gli inquilini dagli immobili comunali perché hanno perso i requisiti, perché all'epoca di dicono dal comune, li hanno occupati con la forza. Resta il disagio per chi deve cambiare abitudini, deve cambiare casa in un momento non proprio facile sul piano sociale ed economico. Non ci hanno mai dato la possibilità di rispondere a un bando per le case popolari, tuona uno degli inquilini che risiede nella centralissima piazza Garibaldi, proprio a Santa Chiara. Il comune questo doveva farlo. A me personalmente e alla mia famiglia, noi che siamo in una maniera molto disagiata a causa di problematiche, diciamo, di truffe che ho subito. Per cui mi sono ritrovato a un certo punto a spallamuro con uno sfratto di casa tempo fa. Semplicemente che questa situazione di sfratto la trovo da un lato, diciamo, giusta per quanto attiene le leggi comunali. Da un altro lato non la ritengo giusta, in quanto diciamo, non si possono mettere sette famiglie in mezzo alla strada con bambine piccole senza sapere dove andare a dormire. No? Se prima vivevamo in una casa qui a Vico Cascile di 30 metri quadri, poi mi hanno assegnato questa qua, perché proprio quella lì non era idonea, tutta sconnessa, e sostanzialmente assegnandomi questa mi hanno fatto un contratto 18 più 18. Poi volevo rinnovare il contratto e non me l'hanno mai più rinnovato perché dico non c'è bisogno, non c'è bisogno di fare questo rinnovo. In realtà la problematica era quella Certo. che arrivando allo scadere dei secondi 18 mesi hanno fatto passare ancora un po' di anni, questo è vero, ma resta il fatto che adesso sono arrivato al punto di dire dobbiamo abbandonare le case quanto prima possibile. E sostanzialmente io chiedo all'amministrazione comunale, al primo cittadino, cioè di essere più umani su questo fronte.